Signori e signore, ragazzi e ragazze, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da me e dalla mia compagna di viaggio. E no, non è una classica compagna di viaggio. In un'occasione speciale dovevo altrettanto vestirmi in maniera speciale. Abbiamo un'edizione limitata. Ford Mustang GT CS, ovvero California Special con motore 5000, non sono più abituata a dirlo, 5000 V8. Ragazzi, io sì, vi racconterò pregi, difetti, la porteremo su strada, ma voi avete aperto il video per un solo e unico motivo. E io ora vi accontento. Quindi ragazzi, per tutto il video probabilmente mi vedrete con un sorriso stampato in faccia, ma adesso vi racconterò l'estetica di questa California e soprattutto il perché si chiami così, perché è un'edizione limitata, ma sarò rapidissimo perché io poi voglio andare subito a guidarla su strada. Nei primi anni dalla nascita della Ford Mustang molti proprietari decisero di fare delle modifiche e nacque così il nome di California, un po' per ricordare la dolce vita, no perché quella è italiana, però la vita americana con una Mustang. E quindi a Ford piacque talmente tanto il nome che quella qua. California Special. E soprattutto la ritroveremo solo in versione cabrio, ma soprattutto ragazzi parliamo di estetica perché non è il modello del 2025, parliamo di un modello che ha all'incirca 2 anni, ma ragazzi ha un fascino clamoroso. Fari full LED, molto belli da vedere, con una griglia gigantesca a nido d'ape che dà un tocco assolutamente cattivo. Qui sotto un piccolo splitterino e soprattutto ragazzi due prese d'aria sul cofano. Ahimè non veritiere, ma rimane comunque un cofano molto molto possente con anche delle nervature, ma guardiamo il taglio laterale perché qui la situazione si fa lunga. E ragazzi, da questa angolazione notiamo tutte le dimensioni enormi di questa vettura, un po' come il tipico spirito americano, e così deve essere. Un muso lungo, massiccio, imponente e delle dimensioni di 4,81 m di lunghezza, 1,92 m di larghezza e 1,40 m di altezza, senza dimenticare un passo di 2,72 m. Quindi sì, praticamente una city car. No, ovviamente sto scherzando, una vettura che deve mantenere questo animo e lo fa anche grazie ai cerchi da 19 pollici con gomme 2,55-40 all'anteriore, 2,75-40 sul posteriore, quindi vi fa capire la differenza. Le gomme qui dietro sono un pochettino più grandi, ma soprattutto ragazzi una parte cabrio che troveremo solo in questa edizione limitata, infatti solo cabrio, non c'è la versione normale e quindi devo dire che sicuramente è molto bella da vedere anche quando l'andrete ad aprire. Ma ragazzi direi che ne abbiamo parlato abbastanza, guardiamo il taglio posteriore perché qua. Buongiorno America, sarà un'altra giornata stratosferica. Sapete perché? C'è Mustang con me e io capisco perché sono tutti contenti in America. Ma ragazzi, ma state scherzando? Come si fa a svegliarsi la mattina e essere tristi quando in box si ha questa vettura? Ma guardate qua posteriormente che cosa hanno tirato fuori gli ingegneri Mustang o soprattutto i designer. Classico, triplice, artiglio, posteriore, ma tridimensionale con una colorazione simil bianco rossa, veramente molto bella da vedere. E poi qua sostituito il beige e aggiunto GTCS con la scritta California Special. Ragazzi, non è una recensione di parte, non mi hanno pagato, non c'è niente di pagato in questo video, c'è solamente la passione di un ragazzo che ama i motori e quando gli presentano un 5000 vuoto. Va bene ragazzi, vi devo dire di essere bagagliaio, non penso vi interessino, ma all'incirca 330-350 litri a disposizione. Ovviamente potete avere anche all'interno i vari oggetti per andare a montare poi la capote posteriormente per avere sempre un tocco estetico della vettura. E poi, non li ho dimenticati, tranquilli, i 4 cannoni posti qui sotto al diffusore pronti a fare un baccano clamoroso. E infatti ci sono i sensori di parcheggio posteriori, ahimè non anteriori, e quelli sarebbero serviti. Direi che è arrivato il momento di guidarla su strada. Andiamo. Scende quasi la lacrima. Bene ragazzi, prima cosa, tiriamo giù i finestrini dietro. Vorrei tirare giù anche la capote, ma fa freddo, quindi accontentiamoci di questo. E ora. Perfetto. Mettiamo subito una modalità interessante, ovvero la drag strip, ok? E mettiamo anche una cosa importante, anzi no, è già in modalità circuito, lo scarico per farvi sentire tutta la sua musica. Strada libera, facciamo molta attenzione, giù tutto il piede.
tutto pattinato! Mamma mia, ragazzi, torniamo subito a limite, per favore. 0-100 in 4.4 secondi, velocità massima 250 km/h. Ma a voi queste cose interessano il giusto? A voi interessa una cosa fondamentale. In un mondo sempre più elettrificato, ragazzi, ho brividi, sorriso stampato in faccia per un motore 5000 aspirato V8 da 450 cavalli e 530 Nm di coppia. Ragazzi, io ve lo dico subito, oggi avrò costantemente le mani sul volante, ogni tanto magari chiacchiero, non lo devo fare assolutamente, è sbagliato, e soprattutto con una trazione posteriore del genere direi che non è il caso. Spero che il fatto che io abbia i finestrini abbassati non vi dia fastidio, ma è per farvi sentire tutta la musica di questa motorizzazione. Ma soprattutto, ragazzi, questa Mustang è migliorata tanto nella guida su strada. In passato ho avuto modo di provare vetture anche con la motorizzazione meno potente. No, però qua devo per forza accelerare. Va bene, in passato ho avuto modo di provare anche Mustang con motorizzazioni meno potenti e soprattutto partivano tanto, essendo magari con meno elettronica, meno controlli. Qui, ragazzi, potete disattivarli, entrate in modalità circuito, vi staccano anche il controllo trazione e poi lì preghierina, perché o siete veramente dei fenomeni a guidare o comunque la vettura risulta essere molto molto nervosa. Però poi, ragazzi, è una vettura che anche con il controllo della trazione, ma soprattutto anche con il differenziale a slittamento limitato, risulta essere una Mustang che si guida veramente ma veramente bene, nel senso che dovete veramente tanto esagerare per farla partire o dovete essere veramente tanto capaci per farla partire, perché poi quando accelerate sì, magari sentite un leggero slittamento delle gomme posteriori, ma poi esce con le Michelin Pilot Sport 4S, quindi tra le migliori sul mercato, esce comunque con dei controlli importanti e quindi comunque è una vettura che risulta essere americanissima, perché il sound in circolazione, che in città non si può usare, ok, solo in circuito, ma quando lo mettete in circuito o in sport fa un baccano clamoroso, ok, e poi comunque ha tanta coppia che appunto quando vuoi ti fa divertire. Poi adesso togliamo drag strip, mettiamo un attimo sport, tiriamo giù un paio di marce. Capite? È un attimo. E soprattutto pinza veramente ma veramente bene con freni Brembo. Quindi, ragazzi, frena bene, accelera bene, è divertente, non slitta tanto perché appunto ci sono i vari controlli. Hanno tirato fuori un capolavoro. Ma sapete anche per cosa hanno tirato fuori un capolavoro? Per l'erogazione. È un motore fluido, eroga potenza sempre, costante, sia a bassi giri che alti giri. Arriva a 7500 giri al limitatore e continua a tirare. Se voi mettete sport, il cambio e attivate le palette, arriva al limitatore e sta lì. Scegli tu quando andare ad aumentare o scalare marcia. Ragazzi, che figata, cioè lasciatemelo dire, che figata. Poi sicuramente io ora sono qua tutto contento, ci sono delle cose che non mi hanno convinto e parto a parlarvene proprio ora, nel senso che il cambio può essere scelto in due modalità, ok? 6 rapporti manuale oppure 10 rapporti automatico. E sarò sincero, quando sono salito su questa versione che è l'automatico 10 rapporti, ho pensato: no, vi prego, 10 rapporti su una Mustang, non sentirò mai il sound del motore perché avrai rapporti che sono lunghi oppure anche troppo corti, quindi non riuscirò mai a godermeli, mi butterà dietro una marcia dopo l'altra, non ci sarà niente di divertente. Mi sono ricreduto, cioè adesso seconda, terza, quarta, quinta, sesta, tutte le marce suonano bene, tutte le marce vanno in coppia, tutte le marce danno potenza. Ovvio, poi andate ottava, nona e decima, no, però se state accelerando forte non vi metterà quelle marce. E quindi questo cambio, se all'inizio non mi aveva convinto più di tanto, poi alla guida è completamente cambiato il mio punto di vista. Ma rimane il fatto che comunque non l'ho trovato proprio fluido, ok, negli innesti, anche in modalità normale è un po' troppo nervoso, ok. Cioè, se io voglio farmi un lungo viaggio, vabbè, metti lì le marce, va bene, però se magari voglio guidare in città, voglio guidare un po' più tranquillo, ho sempre un po' il calcio nella schiena anche quando guido piano. E poi soprattutto non abbiamo magari la possibilità di cambiare marcia direttamente dal pomello, ad esempio aumentare o scalare, ma dovremo direttamente farlo dalle palette, che è una grandissima cosa, è una cosa che io amo particolarmente. Però clicco, ci mette qualche secondo in più per scalare marcia, però poi quando la scala è musica, maestro.
Ok, detto ciò ragazzi, la smetto perché devo parlarvi di altre cose importanti, tra cui lo sterzo, che ovviamente come lo scarico può essere tarato in base alle modalità di guida o in base anche alle vostre volontà, perché c'è proprio il tastino per metterlo in comfort, in normal o in sport. Allora, sport è fin troppo duro, ma secondo me hanno fatto bene, perché se fosse stato troppo morbido, magari noi davamo quel raggio di sterzata in più senza rendercene conto e quando acceleravamo rischiavamo di girarci. Invece rendendolo duro duro duro, voi dovete proprio metterci i bicipiti per girare e quindi limitate quello che potrebbe essere un angolo esagerato. E a proposito di angolo di sterzo, in città questa vettura è lunga, ha un passo lungo e quindi tra un semaforo e l'altro non è proprio comodissima da guidare se dovete girare da sinistra, perché il raggio non è dei migliori. Poi lo sterzo in realtà funziona bene e ci permette anche di far inserire la vettura bene col muso nelle curve. Madonna, quando scali e freni è proprio una goduria. Come stavo dicendo, vi permette di inserirla bene e poi la vettura segue proprio anche bene quelle che sono le traiettorie. Non c'è un esagerato rollio, non c'è un'esagerata fastidio durante la guida. Occhio però che comunque è una vettura che è di dimensioni importanti, la molla del peso è importante, la trazione posteriore, e quindi ovviamente se non siete veramente degli esperti fenomenali mette un po' di paura a entrare in curva velocemente, specialmente adesso che ha piovuto per 3 giorni e la strada non è proprio pulitissima a livello di asciutto, non è proprio asciuttissima, ecco. Però poi per il resto ragazzi, anche quando la spingete a limite, lei tiene veramente veramente bene. Comunque ragazzi, questa vettura ha questo comportamento dinamico anche per 2 motivazioni fondamentali. Il primo è un sistema multilink che ci permette appunto di inserire bene la vettura senza scomporsi troppo, e poi soprattutto il fatto che le sospensioni siano regolabili elettricamente, quindi comunque possiamo averle in normal, possiamo averle in sport, e poi tra l'altro tra tutte le varie modalità di guida che vi permette anche di avere la MySense, di personalizzare proprio quello che volete tra scarico, sterzo e così via, avete anche ad esempio il neve bagnato, quindi se non siete ancora esperti o comunque veramente la state bagnata potete usare quella, che lei vi permette di limitare quelle che sono le accelerazioni, la coppia, in modo da essere proprio sicuri durante la guida. E a proposito di sicurezza vi vorrei parlare anche degli ADAS, che ci sono tutti i più importanti e sono sicuramente tarati bene. Ecco, l'unica cosa è il line assist, non è proprio precisissimo, ma comunque parliamo di una vettura in edizione limitata che è uscita da circa 2 anni, e quindi appunto ci sta che gli ADAS non siano proprio precisi al centesimo. Ma quindi ragazzi, cosa fondamentale, vi voglio parlare sapete come ve ne parlo, ora ve lo faccio vedere come ve ne parlo. Aspettate un attimino, esco dalla rotondina, sentite che non cambia? Vi parlo dei consumi, è proprio sì, è così che si fa. Allora ragazzi, città 6 km con un litro, autostrada 9 km con un litro, extraurbano 10-11, quindi comunque una media di consumi importante, se volete la media in litri ogni 100 km, 11,5 litri ogni 100 km in un ciclo misto. Ma ora andiamo a lavarla, e adesso sapete cosa facciamo? Ci mettiamo in un bel tunnel, tiriamo giù i finestrini dietro e facciamo capire a tutti che siamo arrivati. Però è in normal lo scarico, quindi ok, possiamo dire che diamo una sciacquata e guardiamo anche gli interni. E ora che è uscito un po' di sole mi permetto di mostrarvela in tutto il suo splendore, e anche ne approfitto per farvi vedere che se il sedile del passeggero è tutto tirato indietro, questo è lo spazio per le gambe, mentre io che sono 1,70 m ho il sedile del guidatore impostato sulla mia altezza, rimane ancora un po' di spazio per il passeggero. Ovviamente avendo anche questa parte qui di spalla ben presente, i passeggeri lì dietro riescono a sentirsi protetti quasi in un guscio, ovvio però che comunque lo spazio è limitato. Se le 2 persone occupanti anteriori o posteriori sono alte, bisognerà stringersi un pochettino. Ma ora apriamo la portiera, ingresso keyless, ed eccoci pronti a parlare degli interni, che dal punto di vista dell'elettronica magari interesseranno a pochi, ma dal punto di vista dell'estetica, del touch and feel, sono veramente interessanti. Battitacco anche il retroilluminato di sera Mustang con anche a varie altre luci ambiente, e poi apriamo anche la portiera, ragazzi, guardate quanto è grande, con materiali in simile alcantara e cuciture rosse per dare un tocco sportivo, la presenza di comunque inserti morbidi al tocco nella zona superiore, qui sotto invece tanta plastica. Entrando poi invece all'interno, sicuramente nella nuova versione del 2025-2024 la Mustang si è aggiornata, qui manteniamo un Sync 3 con Android Auto e Apple CarPlay via cavo, e poi ragazzi guardate questo volante stemma Mustang con tanti comandi per la regolazione degli ADAS e dell'infotainment, e poi guardate se andiamo a premere bene qui abbiamo il cruscotto completamente digitale che cambia in base
base anche a quelle che sono le modalità di guida che andate ad impostare. Adesso mettiamo ad esempio la modalità sport, vediamo come cambia, ok? Vedete che è già cambiato. E poi ad esempio se andiamo a mettere la modalità circuito o drag, guardate, cambia totalmente. E questa ragazzi è una chicca interessante, molto bella da vedere. Tripla uscita di aria per poter avere la climatizzazione, che è sdoppiata con sedili riscaldati e raffrescati, e soprattutto quindi clima automatico, bizona, e poi qui ragazzi ancora il richiamo al modello con Mustang California Special, e poi inserti che vanno a richiamare un finto carbonio, porta documenti, e ragazzi qui il cambio che devo dire mi piace particolarmente, insieme anche a queste levette scorciatoie che danno un po' l'idea di star guidando un jet o comunque un aereo, un qualcosa di importante. Ora riandiamo ad attaccare subito il controllo trazione, e poi per i più esperti che si vogliono divertire maggiormente, questo rimane manuale ed è una cosa veramente molto interessante. Da qui all'eternità, buongiorno America! Potete dirlo che ho sbagliato lavoro, che dovevo fare il cantante, ma questa è un'altra storia. Ragazzi, io continuerò a cantare questo inno perché buongiorno America, buongiorno Mustang. Se sapessi l'inno americano lo canterei. Questa vettura mi ha fatto innamorare, ma già lo sapevo. Già ero partito che mi sarei innamorato, ma soprattutto ragazzi, cosa fondamentale, e qua sbizzarritevi nei commenti, con questa vettura si paga il superbollo. Fermi, non è colpa di Ford, non è colpa del concessionario, non è colpa della Mustang, è colpa del... no, neanche colpa, è per la presenza di una legge chiamata superbollo che è presente in Italia. Che ci piaccia o no, c'è questa legge, a me non piace, vorrei che la togliessero, sì, vorrei fare una campagna firme, sì, ma questa è un'altra storia. E quindi ragazzi, sì, si pagherebbe il superbollo e non poco, e soprattutto la cosa che fa arrabbiare è che questa Mustang, quando è uscita nel 2022 all'incirca, costava 62.000 euro. Ok, i prezzi sono aumentati per tutti, ma 62.000 euro questo motore, questa Mustang, ragazzi miei, è un vero sogno. Quindi sì, la comprerei assolutamente, se potessi mantenerla in Italia la comprerei due volte, ma ragazzi, quindi dovete stare poi a voi decidere se riuscite a affrontare la spesa del superbollo oppure no. Ma soprattutto ragazzi, la cosa fondamentale è che se non volete acquistarla ma volete semplicemente divertirvi un giorno, un weekend o qualsiasi altra cosa, in descrizione troverete il link del concessionario Interauto che vi spiega come poterla noleggiare e soprattutto eventuali costi, eccetera eccetera. Noi li ringraziamo perché ci hanno fatto vivere un weekend da sogno, e soprattutto vi ricordo che è un video sincero sempre al 100%. Non troverete mai video sul canale dove siamo stati pagati per dire cose o non dire cose, sempre sinceri al 1001%. Detto ciò ragazzi, vi raccomando di lasciare un bel like e un commento, e soprattutto io vi ringrazio con tutto il cuore per avermi fatto arrivare qui a registrare una Mustang da solo, con la piena fiducia di tutti di poterla guidare tranquillamente. Non vado avanti perché sennò mi emoziono, ma tutto ciò è anche assolutamente grazie a voi. Il supporto è totalmente gratuito, iscrivetevi al canale, anche un commento bravo Fede va benissimo, e nulla, io ringrazio ancora una volta il concessionario, ringrazio tutti voi e vi auguro una buona giornata, e perché no, al prossimo video, sempre qui su Recensione Smart. Ciao!